In che anno arrivi nella Juventus, Stefano? Giugno 83, a sostituire Zoff. Che era un impegno, cioè voglio dire, era un compito molto gravoso, perché Dino Zoff è stato uno dei grandi portieri. Non solo quello, che venivano dalla finale di Madrid, vincendo la Coppa del Mondo con 7 giocatori della Juventus e 2 stranieri più forti del mondo, con Platini e Boniek, l'unico pirla che era arrivato sono io. Beh, insomma, e quindi tu 83 sei giusto in tempo, perché dopo tu hai fatto la finale di Basilea, è un campionato. Poi dopo siamo andati alla Supercoppa Juventus-Liverpool del gennaio del 1995 e Coppa campione a Bruxelles, all'Eisel. Ma ecco, diciamo, qual era il clima di voi giocatori che vi preparavate a una partita del genere? Cioè, come vi sentivate? Ma no, ci sentivamo forti, perché io ho avuto anche la fortuna, mi ha dato la mano, sai, ogni tanto, per i juventini un po' meno, però per chi arriva a quel periodo che avevano perso la Coppa Campioni a Hamburgo, con l'Hamburgo, è normale che se l'avessero vinta non ci sarebbe stato quel trittico di quei 3-4 anni di grande Juventus, si sarebbero accontentati, e invece sono arrivato quando hanno perso questa finale dove c'era il rammarico di tutti arrabbiati, e ho avuto la fortuna di entrare in questa scia di arrabbiatura e prendere questa serie di vittorie fino nell'86. Voi giocatori, come vi preparavate a questa partita? Beh, intanto c'era Trapattoni che ci preparava a suono di rompimento di balle. Era un allenatore che ti mordeva le caviglie, nonostante che fosse allenatore e non giocatore. Uno che voleva sempre il massimo da un giocatore, ha sempre avuto la possibilità di gestire un gruppo che sono 7 campioni del mondo e 2 stranieri più forti di quel periodo. Era, adesso possiamo dire, no, che dicevi che l'allenatore, oltre che allenarti, deve cercare di tenere il gruppo unito, però con l'intelligenza di tante personalità di quel gruppo, insomma, potevano giocare da soli, insomma. Beh sì, perché ognuno ha la sua personalità forte, c'erano tutti con carattere e personalità. Un direttore d'orchestra come Gaetano Scirea, due mastini come terzini, insomma, era la squadra perfetta, no? Beh, Platini in mezzo, Rossi che faceva gol, Tardelli che menava, Bonini che non fumava le sigarette di Platini, insomma. E poi non eravamo uniti fuori dal campo, non c'era questa, ognuno faceva quello che voleva, non c'erano le cene, a parte le due scaramanzie che c'erano tra me, Gaetano Scirea e Zoff, che andavamo allo stesso ristorante il venerdì sera. Li trovavate? Sì, con le famiglie, con tutto quanto, e mangiavamo lì per scaramanzia prima della partita. Però era una squadra disunita fuori dal campo, nello spogliatoio, perché insomma c'era, ai tempi c'era tanta fame, ma c'era i primi partita e dovevano essere tutti per uno per tutti, tutti per uno, perché insomma anche chi non giocava prendeva la prima partita. E allora ascolta, ma quindi voi arrivate a Bruxelles con l'aereo, immagino? Noi siamo andati in ritiro prima a Ginevra. Siamo stati lì 3-4 giorni, poi da Ginevra siamo andati a Bruxelles. Sapevamo di essere una grande squadra, sapevamo di essere forti, sapevamo di vincere. Sì, sì. È come il vino, no? L'annata buona. Sì, perché vantando, perché la Liverpool aveva già vinto l'anno prima con la Roma. E allora sapevamo che quando una squadra vince la Coppa Campioni, l'anno dopo c'è un certo rilassamento. Noi avevamo battuto già il Liverpool con la Supercoppa. Cioè... sì, ma noi venivamo da una cosa drammatica per la Juve, perché noi eravamo fuori dalle coppe. Siamo arrivati ottavi in campionato. E dovevamo vincere la Coppa a tutti i costi per rientrare in Champions.
voi allora con la squadra siete arrivati allo stadio Iselle il 29 maggio del 1985 a che ora? No, noi siamo arrivati il 28. Siamo andati in albergo e la mattina c'è la solita passeggiata, siamo andati in pullman a vedere il centro, che di solito era andare a vedere il centro del paese, della città dove si giocava, e era la passeggiata mattutina prima della partita. E già avevamo visto che non potevamo entrare in centro e Trapattoni ha deciso di fare la passeggiata altrove perché c'erano disordini. Gli inglesi, oli è pieno di... Quindi già voi sapevate che stava succedendo qualche cosa? Sapevamo, insomma, degli oligarchi che erano un tipo di ultras particolari. Ne ho sentite tante, insomma, che poi dice che abbiamo fatto per vendetta, perché l'anno prima ci hanno picchiato a Roma, insomma, i poliziotti, tutte queste menate qua, che poi, insomma, quando sono... L'unica cosa bella che ho visto poi dopo, quando hanno arrestato delle persone, degli oligans, che erano da soli e piangevano. Lì quando sei col gruppo, col branco, ti senti forte. Invece quando gli hanno dato la condanna uno per uno, si sono messi a piangere. Ma io sai che cosa volevo capire, no? Cioè, volevo capire, il 29 maggio, voi siete arrivati alle Iselle per fare la partita, no? Noi siamo entrati in campo per vedere il campo, ogni volta che si gioca si va a vedere il campo. Sì. Solo che giocavano dei bambini e non potevamo entrare, siamo stati fuori dalla... E quando stavano per finire di giocare, noi siamo dovuti rientrare perché mancava pochissimo la partita, ci dovevamo preparare per il riscaldamento e da lì in poi è successo... Avete sentito rumore? No, abbiamo visto lo spogliatoio gremito di tifosi che entravano dentro perché c'era il dottor Lanneve che doveva dare i primi soccorsi. E c'era gente che era senza scarpe, senza giubbetto, aveva freddo perché dopo la paura c'è sempre il tremolio e gli abbiamo dato i giubbetti della Juve, le scarpe, le scarpe da tennis, quelle che c'era. E che ci raccontava delle cose, che morti, non morti, chi 50, 100, strage, non sapevamo più quello che potesse essere avvenuto. E è arrivato il presidente UEFA che ci ha detto che secondo lui e secondo la dirigenza UEFA la partita non si sarebbe giocata. Quindi la notizia iniziale era di non giocare. Poi è successo che i nostri ultras hanno sfondato la rete e sono entrati perché volevano andare dall'altra parte. Ci hanno convinto ad alcuni o a tutti, non so, quelli che una parte di noi siamo usciti per cercare di mantenere la calma. È normale che in quel frattempo c'è stato qualcuno che ha preso una decisione diversa, che era il generale dei carabinieri. E visti i disordini della curva, visto i disordini dell'altra curva, hanno dovuto decidere di giocare quella partita, eravamo convinti di non giocarla. Ma tu quando sei venuto sotto la curva? No, volevano andare dall'altra parte. Hai avuto paura? No, assolutamente no. No, erano i nostri. No, gli abbiamo... Abbiamo chiarito delle cose, che giocavamo una partita perché non sapevamo ancora. Loro sapevano uno o due morti. L'identità totale no, però sai, quelli che arrivavano dicevano 3 morti, 5 morti, 10 morti. Non capivamo se c'era questa gravità di quello che era successo. L'abbiamo saputo dopo la partita in albergo, abbiamo visto delle immagini. Però quando siamo usciti per calmare i nostri tifosi, qualcuno ha preso la decisione di giocarla, siamo rientrati dicendo no. E poi hanno fatto uscire i due capitani a fare il proclama, a proclamare che giocavamo per loro, sia Scirea che l'altro, e niente, la partita si è svolta.
avuto la sfortuna di giocare il primo tempo dalla parte della Z, e vedere la parte vuota, insomma, non era sapere, e poi non sapere la gravità dei fatti, giocavi con una certa angoscia. Basta vedere la partita che noi abbiamo fatto poca roba, insomma. È stata partita vera, per loro sì, per noi un po' meno, insomma, abbiamo fatto un tiro in porta, noi. Che abbiamo fatto. Gli inglesi giocavano per vincere a tutti i costi. Sì. No, quando anche lì abbiamo visto che la giocavano per vincere, abbiamo cercato di giocare, ma con angoscia nel cuore, perché insomma, non riuscivamo a giocare la partita. No. Se la riguardi ancora, vedi che non c'è stata la parte nostra con la mentalità di Vega che era la Juventus. Mi raccontavi, Stefano, che siete andati a fare un giro negli ospedali il giorno dopo, due giorni dopo di Bruxelles, siete andati a vedere, a visitare, a trovare. Mi vuoi raccontare che cosa hai visto? Ho visto delle scene impressionanti per quanto riguarda alcuni feriti un po' più gravi, perché erano tutti gonfi, pieni di sangue negli occhi. Alcuni che si strappavano le flebote di dosso per venirti a abbracciare, sono andati via Platini, erano felici per la vittoria, forse non sapevano neanche quello che era successo veramente in quel giorno. E è stato impressionante perché, insomma, vedere tantissime, era un ospedale quasi tutto pieno di tifosi, perché c'erano state 300, 400, 500 persone, anche solamente di. Poi lettini fuori perché non c'era posto, hanno dovuto fare delle cose provvisorie. I feriti gravi erano da altre parti, ma comunque è una cosa che non si deve mai dimenticare, non la dimenticheremo mai. Ma tu cosa ne pensi di questa Coppa? La senti tua? Non si sente, anche se io sono stato quello che è stato forse il migliore in campo, ma non posso raccontarlo, è inutile raccontare una cosa del genere, o gioire o sentire tua, però insomma credo che quella coppa Buoniperti l'abbia voluta tenere perché non partecipavamo alle coppe in Europa, perché eravamo fuori dalla coppa in campionato. C'era questo dilemma di poi fare la Coppa Intercontinentale, perdevi un giro e non so se la UEFA gli ha chiesto di tenerla o se la volevamo riconsegnare, non so. Perché sai che c'è stato un po', c'è una parte di tifoseria, diciamo. Ci hanno criticato che siamo usciti con la Coppa, ma ci hanno obbligato a uscire, come ci hanno obbligato a giocare. Perché ci hanno detto che dovete uscire con la coppa e tenerli ancora per una mezz'ora dentro, perché fuori stavano caricando tutti gli hooligans. Stavano organizzando il controllo, No, sono arrivati anche i pulmini delle forze armate, li hanno portati via tutti quei pulmini, ma gli dovevamo dare tempo per non far uscire tutti e siamo usciti con la coppa. Forse l'unico errore quello è stato di gioire di andare sotto la coppa. Però vedere quelli che sbandieravano, tutti felici, era. Non puoi. È come se qualcuno ti toglie una cosa che era tua. Immagino. Ascolta, io ho fatto questa domanda che per me è un po' il motivo per cui ho organizzato queste iniziative. Perché devi sapere che ancora oggi in molti stadi italiani, diciamo, tifoserie avversarie ancora offendono i nomi di questi morti con cori, con stendardi meno 39. Che cosa ne pensi di questo? Io dico sempre, come ho sempre detto, i soliti imbecilli sono pochi, non puoi. Il problema è dei stadi italiani è che tutti sanno chi sono e nessuno fa niente. Cioè, lo sanno chi sono, sanno quali gruppi sono, e se non
Invece che Alfano pensa di sistemare i profughi, è meglio che pensi a sistemare la legge calcistica, perché credo che sia la cosa più importante è di casa nostra. Cosa ti ha lasciato questa storia dentro? Ho tristezza per i tifosi, tristezza perché noi anche altre partite, Coppa delle Coppe, quando giocavamo una partita con i pullman andavamo allo stadio, vedevamo una fila di 7 km di pullman dalla Sicilia e a me mi piaceva guardare da dove venivano e dire ma cacchio, questa è partita dalla Sicilia, ma quando è partita? Cioè la gioia di gente che fa sacrifici per venire a vederti giocare, e allora credo che morire per una partita di calcio non ci può. Non ha senso. Non ha senso.